Ancora Natale con le acque profumate di Natale. It's the time of jingling bells and twinkling lights. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Cristina e oggi parliamo di acque profumate perfette per il Natale. Allora, io devo dire che sono tantissime, eh. Alcune le ho pure lasciate indietro perché proprio non volevo proprio fare un video che durava 10 ore, cercherò di essere così, di cicciare un pochino, perché altrimenti stiamo qua veramente fino a sera, però volevo proprio farvele vedere, sono tantissime acque profumate e tantissime sono di Bath & Body Works. Sapete che Bath & Body Works per me è il re delle acque profumate, per cui a Natale tutti gli anni fa uscire delle limited edition che poi si ripropongono però nei saldi anche di qualche anno dopo, per cui insomma ve le faccio vedere in tutta velocità. Alcune le potete già trovare quest'anno e altre in realtà sono degli anni passati, ma insomma ve le faccio vedere comunque. Io ragazzi non ve le sto a leggere le note tutto perché veramente sono tantissime, sono piena, tant'è che ve ne faccio vedere anche due alla volta in modo tale da potermi insomma un attimo situare. Allora, queste sono due di Lush. Sapete che io adoro le acque profumate di Lush, hanno dei packaging leggermente diversi, sono entrambe da 200 ml, però i packaging, come vedete, questo è un pochino più grande, questo è un po' più piccolo perché questo l'ho preso un paio d'anni fa, questo l'ho preso quest'anno. E parliamo del Let the Good Time Roll, questa acqua profumata con note anche di popcorn e qualcos'altro che però io non percepisco, quindi per me sa di biscotti di Natale nel forno, burrosissima, cioè questa ha una persistenza, cioè da Eau de Parfum e oltre, veramente, da Extra praticamente, ha un odore veramente di biscotti natalizi, proprio, cioè per me questo sa di Natale. Questo invece è Snow Fairy, che è l'acqua profumata, comunque la linea che Lush fa uscire tutti gli anni a Natale. Lo scorso anno io avevo comunque preso, diciamo avevo annusato questa Snow Fairy in occasione appunto di questo periodo natalizio, ma non mi era piaciuta. Quest'anno invece l'ho adorata, è questa acqua profumata che dovrebbe sapere di caramelle sostanzialmente, quindi è un odore dolce, infatti sa proprio di caramelline dolci, ma a me ricorda l'odore di quei chewing gum che, non so se ricordate, venivano giù da questi distributori a palla, voi giravate o facevate girare ai genitori perché era pure piuttosto duro, e venivano giù questi chewing gum a palla più piccoli o più grandi, e secondo me avevano questo odore. Cioè, io ci sento anche tipo una specie di odore di banana. I chewing gum, quelli chewing gum a sigaretta, non so se vi ricordate il chewing gum quello fatto a sigaretta, ecco, diciamo che poi l'odore rimane sempre zuccherino, ma si amalgama e uniforma un po'. Questa è proprio bella, carina, anche perché ha quei tocchi muschiati, che secondo me è perfetta anche per la nanna, è proprio bella, cioè proprio natalizia. Poi, vabbè, io vado abbastanza a caso. Questa è un'acqua profumata di Lush, che è qualcosa di meraviglioso, si chiama Strawberry Pound Cake ed è una torta alle fragole, ma profuma di panna e fragola, cioè questa sa di, avete presente i Big Bubble panna e fragola, uguale, quindi questa è super dolciosamente natalizia, è comunque una versione natalizia di qualche anno fa, che ciclicamente viene riproposta. Se doveste trovarla, vi consiglio proprio tantissimo di accaparrarvela, perché è qualcosa di meraviglioso. Sa proprio di panna e fragola ed è squisita. Poi andiamo alle collezioni di qualche anno fa. Questa è la Snowy Citrus Swirl, sempre di Lush. Sì, vabbè, sempre di Bath & Body Works. Non so cosa ho detto, se prima ho detto Lush, mi sono sbagliata. Questa è un po' più adulta, questa è una vaniglia agrumata, vaniglia agrumata nel senso di proprio agrumi molto natalizi, tipo le arance, le scorze d'arancia, ecco, queste cose qui. Molto carine, ma forse è la mia, diciamo, quella che preferisco di meno. Poi sempre in super velocità questa che è favolosa, si chiama Chocolate Covered Cherry, cioè quindi questa sa di ciliegia ricoperta di cioccolato, e per me questo profumo sa di Mon Cherie,
Quindi super natalizio, perché veramente per me l'odore dei cioccolatini liquorosi, in particolare quelli liquorosi, nonostante io non li mangi molto, cioè non siano cose che mi fanno impazzire, ma in particolare tipo quelli stile Boero con dentro la ciliegia, sono gli unici che io mangio, cioè questo cioccolato fondente con ciliegia dolce mi fa impazzire. Dunque, anche in questo caso, è proprio buono. C'è questo odore di cioccolato fondente, ciliegia liquorosa, sa di moncherie, quindi insomma questa chocolate covered cherry, se la trovate accaparratevela. Con questa che è una winter candy apple, la classica mela caramellata, quindi mela ricoperta di zucchero, molto bella. A me le fragranze alla mela, diciamo che siano biscotti alla mela, che siano, che cavolo ne so, mele ricoperte di cioccolato, cose simili, mi piacciono sempre d'inverno. Un classico che viene riproposto tutti gli anni è questo, ed è la Vanilla Bean Noel, che è veramente bellissima. Questa è una dei profumi alla vaniglia più belli che ci siano. Io ho tutto di questa linea, anche la candela. È una vaniglia dolcissima, burrosissima, gourmandissima e piuissima non si può, secondo me. Ha proprio un sentore molto, molto dolce, natalizio. È proprio bella. Questa è comunque riproposta, nonostante si chiami Vanilla Bean Noel, è riproposta tutti gli anni, ma c'è tutto l'anno, la trovate praticamente. Poi, altra profumazione che non so se viene riproposta o meno, ma io vi consiglio, se per caso la trovate riproposta, di prendere, è questa che si chiama Twisted Peppermint ed è... Cioè, questa è una delle mie preferite, veramente, sempre di Bath & Body Works. Questa sa di bastoncini di zucchero, quelli bianchi e rossi, tipici del Natale, cioè sa di candy cane, quindi è tipo l'odore dei Tic Tac bianchi. C'è questo odore vanigliato, zuccherino, confettoso, con una leggera punta di menta, ma molto leggera. Questo è veramente molto natalizio, cioè ricorda proprio questi bastoncini di zucchero appesi agli alberi, questa leggera punta mentolata. È proprio bella quest'acqua, una di quelle che mi è piaciuta di più, e insieme alla Vanilla Bean Noel è una delle due che ho ricomprato perché avevo finito. Poi un'altra di quelle che non tanto mi è piaciuta è questa che si chiamava Mary Cherry Cheer, quindi questa diciamo che, cioè non è cattiva, per carità, questa è un po' più, sa di frutti rossi, di frutti, di questi frutti invernali, no? Un po' frozen, un po' zuccherati. Però insomma è quella che forse ho trovato un po' più anonima. Passiamo a quelle di quest'anno, che ne ho prese tre praticamente io, anzi quattro. Questa si chiama Winter Peach Marshmallow e quindi ha la dicitura Hope, perché comunque hanno tutte Peace, Hope, insomma questi nomi, Joy, Love, eccetera, eccetera. Questi sono dei marshmallow alla pesca, delizioso. Ha questo tocco di pesca, però sa di marshmallow, che è veramente buonissimo e mi fa impazzire proprio. Che buono. Poi c'è questo, quindi Cotton Candy Champagne, anche questo buonissimo con la scritta Love, sempre di quest'anno. Questo sa di... è uno zucchero filato con una nota più frizzantina. Proprio a dare quel senso di bollicine da champagne. Questo è veramente carino. Uno zucchero filato alla fragolina, perché ha una nota anche di fragolina, secondo me. Ma proprio carino, carino, carino anche questo. Il mio preferito, Joy, che sarebbe Sugared Snickerdoodle, ho scoperto prima, perché questo l'ho inserito anche in un altro video, che gli Snickerdoodle sono degli specie di biscotti, un mix fra un pancake e un biscotto, perché ha quella consistenza semidura, semimorbida, definitela un po' come volete, che è tipica, insomma, di un biscotto simil pancake. Questo è, cioè, il Natale. Natale sono qui. È un biscotto leggermente speziato, proprio quelle spezie tipiche natalizie, ma attenzione, Bath & Body non farà mai dei profumi o delle profumazioni troppo speziate. Abbiamo veramente un biscotto davanti a noi, che
Infatti questo è stato inserito nei profumi che sanno di biscotto per Natale. Questa è bellissima. Se amate i profumi biscottosi, stile Assidonta alla vaniglia, latte biscuit latte biscuit di Chabot, vi consiglio assolutamente di prenderla perché questa è imperdibile, veramente squisita. E per finire questa carrellata, questa Fireside Flurries o Flurries, questa sa, è un po' più diciamo adulta, sa di marshmallow bruciacchiati, marshmallow quindi ha quella nota un po' più diciamo legnosa, non affumicata ma legnosa, che per me sa di marshmallow sul fuoco, no? Veramente bellissima, anche questa molto carina. Voglio concludere questa carrellata di, diciamo, acque profumate che sanno di Natale con questo della marca Soul, punto così, con il punto di domanda che trovate da Acqua Sapone, Tigotà. Questo è il marshmallow ed è il profumo che sa di marshmallow più di marshmallow che io abbia mai trovato, perché ha proprio l'odore dei marshmallow con quella piccola punta un pochino affumicata, leggerissima, veramente leggerissima. Quindi anche qui abbiamo fiumi di zucchero a ricordarci dolci del Natale e festività varie. Niente, io concludo qui, diciamo, la mia carrellata di profumi per le feste, perché secondo me, diciamo che sono sufficienti, anche se ce ne sarebbero degli altri di acque profumate che vorrei farvi vedere, che comunque sono perfette per il Natale, ma altrimenti facciamo un video di 72 anni. Vi saluto come sempre, spero di avervi tenuto compagnia, vi ho fatto piacere. Mi raccomando, fatemi sapere quali sono le vostre acque profumate del Natale. Ci sentiamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!